Presa di parola rispetto a quanto accaduto e nonostante l'assenza momentanea del rettore Frati, riteniamo che chi in questo momento, in quanto prorettore vicario, rappresenta la sapienza, rappresenta l'istituzione universitaria, debba prendere parola, perché non accetteremo tentativi di non prendere parola o di ambiguità su questi fatti, perché crediamo che sia in gioco una questione che è molto di più, è molto più larga rispetto a dei arresti gravissimi, ma che riguarda la libertà di tutti, e su questo quindi anche il prorettore, in quanto rappresentante in questo momento dell'Università La Sapienza, deve dare delle risposte abbastanza immediate. Quindi aspetteremo qui e noi non ce ne andiamo finché non vengano prese queste posizioni.